Un percorso virtuoso che porta con sé l'impegno a proseguire nello sforzo di semplificazione e di innovazione, naturalmente anche al di là del dato tecnico legato alla produzione. Un percorso perciò, come testimoniato fra l'altro da alcune proposte di legge già depositate, che deve essere coerentemente proseguito anche nella cura del suo incrocio con i temi del paesaggio, della cura enogastronomica e del turismo, per avvicinarci sempre di più alla realizzazione dello slogan che ci ricorda spesso il Presidente della Commissione Ambiente Realacci, l'Italia che fa l'Italia. Grazie. La ringrazio. A questo punto sospendiamo la discussione sulle linee generali e riprendiamo la seduta alle ore 14:30. La seduta è sospesa.